Non ce la faccio più, andiamo a fare intervista. Forse è meglio anche per me, eh. Dai. È che mi sale l'agonismo, ho giocato in oratorio tanti anni. Sì, sì, capisco, capisco. Don, ci ho pensato e dal punto di vista live, io e te facciamo un lavoro molto simile. Cioè, io faccio monologhista, tu fai il prete. Quante messe dici più o meno alla settimana? Almeno una al giorno, almeno. Vabbè. La tua agenda comunque è un pezzo grosso. Sì, c'è da lavorare parecchio. C'è da lavorare parecchio. Quanto è scritto e quanto è improvvisato? Di quello che dico? Sì. Beh, cioè, alcune cose le leggo, alcune cose invece vengono ispirate. Ah, anche. Figo. E ti capita di fare interazione col pubblico, con le signore in prima fila? Tipo quelle che ripetono le cose che dico, mi anticipano mentre parlo. Ti capita? Tento di zittire a volte. È un pubblico difficile. Dipende dall'età. Certo. Ma sinceramente, pensi di star innovando la chiesa o di stare un po' raschiando il barile? Allora, alcune uscite magari non mi sono venute benissimo, però credo che i social oggi siano il presente, cioè la chiesa deve sempre riformarsi. Cioè lo scopo della chiesa è andare avanti rimanendo fedele a se stessa. Un'accusa che ti viene fatta, che spesso non condivido, è che un prete non dovrebbe essere una star o non dovrebbe essere popolare sui social, perché secondo me i preti sono sempre stati un po' delle star. Cioè io quando ero piccolo mi ricordo il prete della mia parrocchia, che era di gran lunga il più famoso dell'oratorio. Entrava, dava 5 a tutti, e c'aveva il suo show un'ora alla settimana, faceva sold out tutte le domeniche. Ti capita ogni tanto di montarti la testa e di perdere di vista l'obiettivo e dire cazzo ce l'ho fatta? Allora questo è un rischio che ho, però dicevi bene, cioè comunque cioè noi preti dentro una comunità siamo dei leader, per cui abbiamo di fatto un compito di guida degli altri. Il rischio del personalismo è sempre grande, però non è un rischio che uno ha sui social, che uno ce l'ha nella vita di tutti i giorni. Io credo che i social siano un po' il contraltare, lo specchio della vita quotidiana. Ami di più Gesù o Zuckerberg? Gesù. Direi che il suo social network ha funzionato di più di quello di Mark. Anche perché poi quando ero piccolo mi dicevano sempre Gesù ti guarda mentre fai questa cosa, Gesù ti guarda mentre fai quell'altro. Quindi alla fine Gesù e Zuckerberg si assomigliano anche molto. Gesù è molto più potente di Zuckerberg. Può bloccare tutti gli account che vuole. No, lascia liberi. Lascia liberi. Sì, c'è libertà nella casa di Dio, nei social di Zuckerberg non sempre. Secondo te, se Gesù scendesse adesso nel 2022 sulla Terra, per evangelizzare più velocemente, si farebbe un profilo TikTok? Ah, TikTok non lo so, però sicuramente i social li userebbe. Che social userebbe secondo te? No. Gesù secondo me creerebbe lui un social nuovo. Il modo di fatturare lo troverebbe. Come assolutamente sì. Ho visto su Instagram che segui il Papa, ma il Papa non ti segue. Mannaggia, eh. Pensi che se la meni? No, perché sennò poi, siccome anch'io sono in oratorio, poi ci sono ragazzi che dicono non fa le preferenze, poi metti che la gente dice che il Papa fa le preferenze, quindi voglio bene al Papa. Sei un po' aziendalista? No, diciamo che sono un freelance. Posso chiederti se mi lasci il contatto dell'agenzia con cui lavori? Magari organizziamo qualche evento insieme. Ma tipo potresti fare il chirichetto? Ma sai che con quei capelli lì, le vecchiette a messa potrebbero... Il chirichetto? Sì, ci hai mai pensato? Cioè, dovrei farti da spalla, tipo. Esatto, perfetto. Guarda, così. Che io ho fatto televisione ad alti livelli, Ecco, ma sull'altare come ti muovi?